E adesso potrebbe essere il titolo di una serie televisiva, Distretto Sanitario 27. Napoli, un progetto meraviglioso, la Dream Room. Buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo Anna Napolitano, fondatrice della Dream Room. Che cos'è? Vedo anche il professor Raffaele Iandolo, direttore del Distretto Sanitario. Raccontateci di questa vostra bellissima iniziativa. Allora, la Dream Room è una sala trucco che è nata sul Distretto 27 come affiancamento al PIC Team, nel momento che vengono impiantati i PIC, le nostre pazienti vengono una volta a settimana e quindi, come potete vedere, ci sono delle estetiste che si dedicano alle nostre pazienti dando un apporto. Anna, mi scusi, lei ha parlato di PIC Room, ha parlato di pazienti. Innanzitutto, che cos'è PIC e poi le pazienti da quale patologia sono affette, così chiariamo meglio il concetto. Allora, il PIC, poi lascio la parola al dottore Iandolo, perché essendo lui il direttore sanitario del distretto vi spiegherà bene in termini tecnici di che cosa si tratta il PIC team. Per quanto riguarda loro, sono pazienti oncologiche che fanno chemioterapia, quindi vanno soggette a quelle che sono tutte le problematiche, oltre di salute, anche estetiche, che riportano le chemio: perdita di capelli, sopracciglia, ciglia, tono del viso che si spegne, unghie che si indeboliscono, e quindi le nostre estetiste si dedicano a questi piccoli problemi, danno consigli e soprattutto danno anche dei piccoli gadget per essere di sostegno appunto a tutte le problematiche che loro ci dicono di avere. Anna, è una bella idea, ma come vi è venuta in mente? Allora, mi è venuto in mente perché io sono 6-7 anni che mi dedico nel volontariato dei reparti oncologici pediatrici e dopo che ho avuto 3 anni fa un problema anche io di tumore al seno, e quindi sono stata io stesso paziente del PIC team, dove mi è stato impiantato e dove ho fatto le pulizie settimanalmente, e visto, quando sono ritornata al lavoro, ho visto la sala d'attesa del PIC sempre gremita purtroppo di donne che fanno chemio, mi è venuto in mente di portare il mio volontariato anche al settore adulto per le donne che abbiamo qui, per le nostre pazienti. Guardi, io sono pieno di ammirazione nei suoi confronti, Anna, perché ha trovato un modo per reagire e soprattutto regalare un'esperienza diversa ad altre persone dopo averlo provato sulla sua pelle. Un aspetto psicologico, professor Iandolo, non secondario in tutto questo. Grazie. Grazie a lei. No, per nulla. Ora entriamo un po' nella tecnica. I pazienti oncologici, per aver somministrata la chemioterapia, hanno bisogno di un cateterino venoso che si inserisce nel braccio e arriva nel cuore in modo da consentire la diluizione del farmaco e quindi impedire danni all'alveo circolatorio, che si chiama PIC, catetere venoso centrale, una sigla inglese. Il PIC si impianta, noi qua 6-7 anni fa siamo in un distretto sanitario, non in ospedale, questa è la novità. Creammo il PIC team con la mia coordinatrice infermieristica, la dottoressa Adele Marzocco. Siamo stati i primi e credo siamo ancora gli unici che fanno questa attività sul territorio, non in ospedale. Questo consente alle pazienti di evitare lunghe liste d'attesa, di evitare attese durante la prestazione, per cui diciamo è un ambiente più familiare. Il cateterino che abbiamo detto deve essere gestito ogni settimana, che se no va incontro ad infezioni oppure si ottura, per cui le pazienti vengono ogni settimana presso l'ambulatorio infermieristico e si crea un clima di amicizia, voglio dire, di unione tra il personale infermieristico e le pazienti, per cui c'è una grossa compartecipazione emotiva da parte del personale. Anna è stata una nostra paziente. Per caso, fra l'altro, questo per dire quanto sono importanti gli screening e la diagnosi precoce, noi installammo un nuovo mammografo in questa struttura e al momento dell'installazione ci chiesero delle volontarie. Anna si prestò e scoprì di avere un tumore, per cui
è entrata in questo giro, perché sta poco a fare, certo. Un tumore è un terremoto per il paziente, è un terremoto sia per quanto riguarda l'aspetto fisico, perché poi l'intervento sulla mammella, l'intimità della donna, ma anche da un punto di vista della femminilità, per la tutto quello capelli, che comporta, è chiaro. Delle ciglia. Professore, torniamo da Anna. Anna, allora, sì. Per caso ci sono quelle tegole che non ti aspetti. Lei era andata lì, ci faccio la volontaria. Che cosa è successo? Ci racconti di questo terremoto? Il terremoto è iniziato dopo che mi hanno dato i risultati della mammografia, perché mi mandarono a fare sempre in ambiente ASL anche l'ecografia di controllo, e da lì poi sono subentrate tanti aspetti sia clinici che psicologici. E devo dire la verità, io penso a... con la mia esperienza di malattia e anche di volontaria, che trovare un medico o un ambiente familiare, come certo. È stato per me il PIC team, perché colleghe che già conoscevo, ma al di là di questo sono belle e formidabili anche con gli altri pazienti, Anna, perché sembra di stare in un ambiente familiare. Mi viene spontaneo chiedere, diamoci del tuo, Anna, figli, famiglia? Ok, va bene. Sì, io ho due figli, fortunatamente sono grandi, quindi non ho dovuto badare a figli piccoli. La mia famiglia mi è sempre stata molto vicino, perché per loro anche è stato abbastanza devastante. Però io penso che affrontare positivamente, anzi questo è un messaggio che voglio mandare anche un poco a tutte, che affrontare psicologicamente in maniera positiva il tutto e non, certo. Non demordere mai è molto importante. E anche per questo questa dream room, le donne si devono sentire sempre belle, al di là se hanno i capelli, se non le hanno, perché noi siamo belle comunque e sempre. Guardi Anna, e quindi fonda una porta questo aperta, che mi ha spinto a fare questa cosa. Perché tempo fa con il direttore generale del Policlinico Tor Vergata dell'Università della Sapienza, Quinta Valle, ho avuto il privilegio di presentare una sfilata di persone affette da tumore, una sfilata di moda all'interno dell'ospedale. L'ho vista. Ed è stata una cosa che a me ho ricevuto molto di più di quello che... È stata che, bellissima, ho visto i video. Girano? Ok. Senta, possiamo dire che il passato è alle spalle. L'insegnamento che ha tratto dalla sua esperienza, e poi ci dobbiamo salutare. Io penso che donare sorrisi a chi ne ha bisogno, a chi è un momento difficile, è importante. Io ringrazio le mie estetiste che mi sono al fianco, che utilizzano il loro tempo libero per donare sorrisi alle donne che sono in terapia. Un grazie anche a voi che avete pubblicizzato questa cosa e spero che venga preso spunto per crearla anche in altre situazioni. Da Napoli in tutta quanta l'Italia. Grazie. Grazie ad Anna, grazie al professor Iandolo e un abbraccio affettuoso a tutte le persone che sono lì, e non ho voluto rompere le scatole, lo dico sinceramente. Eccoci! Buon...